No, intanto buonasera a tutti, benvenuti. Ci scusiamo del ritardo, abbiamo usato i 15 minuti accademici. E, prima dico due parole prima di lasciare spazio a Lucio Pellacani e Alessandro Tommasini, che ringrazio sin da subito per aver curato, per aver venuto prima e organizzato questa serata. Quest'anno, data la complessità, data la difficoltà che abbiamo tutti vissuto, data la difficoltà che stiamo tutti continuando a vivere, non sono state tante le occasioni in cui abbiamo vissuto questo teatro. Quindi è davvero un grande piacere e un grande onore per Marano poter ospitare questa sera invece lo spettacolo di cui vi parlerà Alessandra Tommasini, o dell'amore. E realizzato dagli attori e delle attrici del Social Point. Io intanto ringrazio per l'attenzione e per la volontà di aver coinvolto Marano all'interno di questo progetto, l'organizzazione di MAT, in particolare anche Lucio Pellacani come parte integrante, diciamo, del Social Point. Io credo che i temi che vengono affrontati in questo festival, che compie 10 anni, siano in questo momento, in queste settimane, davvero estremamente importanti, estremamente attuali. Al centro c'è la comunità, al centro c'è l'inclusione, al centro ci sono le persone, l'accettazione delle differenze e anche la curiosità verso chi consideriamo diverso. Gli ultimi mesi ci hanno fatto vedere il mondo della sanità in tutt'altra ottica, in tutt'altra maniera, e forse la nostra percezione continua a cambiare, continuerà a cambiare nelle prossime settimane. Siccome siamo comunque all'interno di una manifestazione dovuta anche dall'azienda sanitaria locale, permettetemi un grande ringraziamento e anche un applauso ai tanti operatori e al personale sanitario occupati in questi mesi, in queste settimane, in questa grande difficoltà. Quindi facciamo un applauso. A chi è impegnato in prima linea contro il Covid, ma anche a tutti quelli che stanno portando avanti tutti i servizi in modo riorganizzato, rinnovato, e quindi anche a tutti coloro che anche quest'anno hanno lavorato e voluto che si potessero, potessero essere partecipate online o in presenza alle iniziative del Festival MA. Quindi, grazie a voi per essere presenti questa sera. Fortunatamente questa è un'iniziativa che possiamo, di cui possiamo fruire in presenza, e ne approfittiamo, insomma, ne approfittiamo tanto finché possiamo. E grazie ancora della vostra attenzione. Farei un altro applauso invece a chi si sta scaldando dietro le quinte. Alla fine dell'anno scorso, all'inizio dell'anno 2020, è stato molto travagliato come laboratorio, quindi ci siamo ovviamente interrotti a marzo e abbiamo deciso di non fare il laboratorio online, ma di riprendere quando sarebbe stato possibile. Abbiamo ricominciato quindi facendo 2 mesi di interruzione, abbiamo ripreso in estate, quindi anche lavorandoci in luglio, in agosto, e
abbiamo quindi perso un po' di pezzi per la strada, ma siamo partiti con un gruppo molto numeroso, poi insomma ovviamente per le varie vicende di quest'anno e per lo sfilacciamento generale è rimasto un gruppo molto solido. Zoccolo duro, famoso, zoccolo duro che arriva alla fine del piano. Quindi no, a me piaceva comunque ringraziare anche oltre alle attrici che saranno in scena tra poco, anche chi ha partecipato ai laboratori, che stasera in parte è qui, in parte no, quindi anche ringraziando Cecilia, Tatiana, Paolo e Valentina, non dimentico nessuno direi, a te, la... no, ecco, mi premeva dire solo questa cosa, il laboratorio ha coinvolto alcuni utenti dei centri di salute mentale e alcuni cittadini di Marano, di Vignola. Questa è un po' la caratteristica dei laboratori che proponiamo. Se tutto va bene, non sappiamo cosa succederà tra un mese, tra poco, vorremmo ripartire con un nuovo laboratorio di teatro, sempre con Alessandra. Aspettiamo insomma di capire come potremmo muoverci. Sono le cose per bene. Allora, due parole però importanti, grazie Lucio. Ringrazio di cuore veramente il comune di Marano, il sindaco che ha appena parlato, il nostro giovane sindaco, questa piccola città virtuosissima che ha a cuore il teatro e soprattutto le relazioni tra le persone, e per averci ospitato. Questo progetto è iniziato in realtà nel 2018, se non sbaglio. Il Social Point mi ha chiesto di creare un progetto dove appunto ci fossero queste caratteristiche, cioè di inclusione sociale, intendiamola così. E il primo anno siamo stati ospitati, abbiamo avuto una collaborazione con il Ribalta, che è qui stasera ci sono le due colonne portanti, che ringrazio di essere arrivati fino a qua, siamo resistenti e ci appoggiamo. Una rete di relazioni che sono iniziate, entrate e piano piano hanno fatto crescere questo progetto. Il primo anno ho proposto come tema la fragilità, intesa come valore, quindi come forza rivoluzionaria, perché chi ha, tutti noi abbiamo la nostra parte fragile, meravigliosa, che ci permette di entrare in empatia con gli altri e di sentirci gli uni con gli altri, quindi di percepirci. E quindi noi abbiamo iniziato un viaggio di esplorazione intorno alla fragilità. Abbiamo fatto una restituzione finale come quella che faremo stasera in gennaio, mi sembra a fine gennaio del 2019. È piaciuta così tanto le attrici, che non sono attrici di professione, ma sono coraggiosissime, e ringrazio quelle che ci sono stasera. Alcune di loro che ci sono stasera hanno fatto il primo progetto e poi altre si sono aggiunte. È un progetto che sta crescendo di anno in anno. Quest'anno l'ho voluto portare a Marano, il comune ha accettato subito e siamo qua stasera con un'altra tematica importante, che è il tema dell'amore. Non abbiamo risposte, abbiamo domande, abbiamo navigato dentro questa parola meravigliosa, questo sentimento in tutte le sue declinazioni. Vi è stata data, penso che l'abbiate presa all'ingresso, una cartolina, era la cartolina diciamo di promozione del laboratorio, del progetto. E stasera vi chiediamo, chi vuole, alla fine dello spettacolo, di scrivere magari stampatello un contributo personale su che cos'è l'amore per te, per uno di voi ovviamente, se stampatello o comunque leggibile anche in corsivo, perché le pubblicheremo da domani in poi sulla nostra pagina Facebook e Instagram. Perché questo? Perché ci teniamo a fare in modo che quello che abbiamo fatto noi durante questi mesi, che è stato questo, quello che sentirete stasera, i testi che sentirete stasera sono testi originali che sono nati durante il laboratorio, perché generalmente io lavoro così, cioè il nostro interesse è far lavorare e far fare esperienza ai partecipanti in un percorso di conoscenza di sé e degli altri. Quindi quello che sentirete sono testi originali scritti dalle partecipanti, adattati, abbiamo scritto tanto, tantissimo, poi abbiamo dovuto fare una selezione ovviamente, quindi quello che sentirete stasera sono i testi originali che sono nati all'interno del laboratorio. Stasera doveva esserci anche Valentina,
ma ieri purtroppo ho avuto un problema, dico di cosa, non si dovrebbe, di gastroenterite, purtroppo è a casa e noi abbiamo dovuto, le attrici stasera si sono dovute suddividere i testi di Valentina, quindi per quello abbiamo un po' ritardato, vi chiediamo scusa, ma siamo giustificati. E se tutto andrà bene, come speriamo, il prossimo progetto affronterà il tema della, della follia, del genio della follia. E in che senso? Affronteremo, anzi navigheremo all'interno delle vite di grandi artisti che sono stati in qualche modo tacciati di follia, ma che con quella loro caratteristica, con la loro particolarità, un modo di sentire ovviamente privilegiato in particolare, ma visto stranamente, magari a volte reso anche in una forma clinica, no? Che hanno potuto creare opere meravigliose, da romanzi a poesie a quadri, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, ho detto abbastanza e io adesso lascerei ovviamente il palco a loro. Alcuni di loro è la prima volta che stasera saranno in scena. A noi il teatro piace farlo in presenza, perché quello che succede qua è unico e irripetibile, lo vedrete voi stasera, lo faranno loro, lo faremo insieme e non succederà mai più. Quindi vi auguro di avere magari degli spunti nuovi nei confronti dell'amore, di questo tema straordinario e meraviglioso. Dico solo che siamo partiti, cioè ci siamo fatti accompagnare da una poesia del poeta britannico Odem, che si intitola La verità di Prego sull'amore, che come un Virgilio ci ha accompagnato, come fece Dante, penso Virgilio, ci ha accompagnato nei territori dell'amore. Quello che sentirete stasera è quel poco, ma di valore, che abbiamo scoperto. Buon spettacolo a tutti. Passione, l'amore non...
tacere, e questa è la canzone di mille capiere. E questa è la canzone di mille capinere. Alcuni dicono che l'amore sta negli occhi, altri che è impossibile vederlo. E quando sono andata a chiederlo ai miei genitori, che avevano tutta l'aria di saperlo, mi hanno detto di cercarlo nelle piccole cose quotidiane. È un pugno nello stomaco o una spada di Damocle? È in quel sorriso così aperto al mondo o nel momento del primo bacio? Quando è arrivato, non l'ho riconosciuto. Allora mi ha urlato nelle orecchie, che era lì, che c'è sempre stato. Siamo andati in un bar e ha bevuto insieme a me. Però è uscito prima, aveva da fare e ha lasciato il conto da pagare. Il suo sapore è come di lavanda o è amaro come il fiele? È uguale per tutti? Oppure ognuno al suo. La verità, vi prego, sull'amore. Camicia, quasi sempre bianca, perfettamente stirata. E il dopobarba, che odorava di lui, odorava di buono, di nonno Alberto. Mi sorrideva sempre e io, incantata, lo guardavo prepararsi. Uscendo dal bagno, mi carezzava la guancia. Mi ricordo che per farmi dormire nonno mi prendeva in braccio, mi raccontava storie inventate da lui e io felice scivolavo in un sonno profondissimo. Era dolce, affettuoso, metteva tutti a proprio agio, ma sapeva infondere anche fiducia e coraggio. Faceva le cose con calma lui, non aveva mai fretta. Nonna Maria invece sì che di fretta ne aveva. Doveva lavare, stirare, cucinare, sbrigare. Bertino! Vieni fuori da calbagni, lei che è pronta la classiau? Sì, Maria, arrivo, arrivo. Mi manca la sua voce. Mi manca non poterlo vedere, abbracciare. E nei momenti difficili mi lascio ispirare. Mi medesimo in lui e penso a come li risolverebbe i miei problemi. Allora,
mi rassereno e sento che il suo sangue scorre nelle mie vene e in quelle dei miei figli. Sento che vive ancora e mi cammina accanto. Anche tu mi hai sellato e nell'abbandono, anche già hai matato mi illusioni y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Questa boccetta di profumo è il tuo ultimo regalo, amica mia. Me lo hai dato prima di andartene. Ci piaceva tanto viaggiare. Ricordi Venezia con la mia famiglia e i tuoi fratelli? Visitare la città, le sue bellezze artistiche, unite da questa nostra stessa passione, che un giorno ci ha fatte scappare, da sole, fino a Firenze, il museo degli Uffizi. Quei dipinti meravigliosi, io e te che cerchiamo di scoprire i segreti degli artisti, quel loro parlare fatto di silenzi, luci, ombre, colori. E quella giornata d'inverno, ma quanto freddo faceva! Tu mi parlavi dei ragazzi che ti piacevano, ma erano troppo superficiali, e io ti ascoltavo incantata. Sapevo cose di te che solo io sapevo e che non ho mai rivelato. Ci bastava un cappuccino e una pasta, un cornetto alla crema per me e un mongolone per te. E i nostri racconti partivano con le risate, i tuoi rimproveri se facevo qualcosa che non capivi. E poi la musica, il cinema, le lingue straniere, tutto quello che ci ha unite per anni e che ancora oggi, annusando questo profumo, mi manca di te. Ho aspettato 13 anni, hai aspettato in un cassetto, hai aspettato che ti tirassi fuori da lì e dal mio cuore, dove stai sempre, e trovassi il coraggio di venire fin qua a dirtelo, mia adorata Giulia. Nascosto tra le righe di una canzone.
Avrei il ritmo di un pianto soffocato o il boom cha di un pezzo mandato alla radio. Quando balla è un evento unico o gli piacciono le solite coreografie. E quando arriverò sarò pronta, avrò i capelli tutti spettinati. Busserà alla porta per svegliarmi o lo incontrerò in un bar affollato. Mi guarderà intensamente o sarà sfuggente. La verità, vi prego, sull'amore. Leggere. Mi piace tanto. Leggo fino a 5 libri alla volta. Mi piacciono tutti i generi, i gialli, la fantascienza, gli horror, il fantasy, i romanzi rosa. Se potessi leggerei tutto il giorno. Mi lascerei portare lontano nel mondo della fantasia e dell'immaginario, dove non esistono più le regole della vita quotidiana e dove non si pulisce la casa né si fa da mangiare. Soprattutto mi piacciono quei libri che mi fanno stare in un mondo migliore, misterioso, quei libri che cercano la verità delle cose. Questo l'ho scelto perché parla di me, del mio dono,
Io sono una sensitiva, lo sono da sempre, o almeno da quando mi ricordo le cose. Amo e odio questo mio potere che a volte mi ha fatto più male che bene. Sapere il passato, il futuro tuo e dei tuoi cari e quello di gente che non conosci può far soffrire molto, soprattutto una persona sensibile come me. Sento, vedo e odo ciò che è stato e ciò che sarà. È così e non posso farci niente. Devo solo accettarlo, come si accetta la propria altezza, il proprio peso, anche se non ci piace. Luna de Margarita è come tu, come tu, come tu, come Luna de Margarita è come tu luz, come tu voz, come tu amor. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. Sono la mia casa, tutta solo piano terra, una stanza per la pittura con grandi finestre e una per la musica con pianoforte e giradischi. Io sono la mia casa e soggiorno con libreria, letture poetiche, romanzi, storie di vita, saggi. Io sono la mia casa, camera da letto e cucina. È un profumo di caffè che mi fa soffrire, sorridere e gioire. Para vivir, para gozar, para soñar contigo. Sulla guerra che aveva vissuto e la merenda che ogni giorno ci preparava con cura, i dolcetti vinti alle partite di briscola per le sue nipotine. La mattina aspettava con noi l'autobus quando dovevamo andare a scuola. Nonno Mario c'era sempre ed è sempre stato buono, un cuore speciale, anche quando l'Alzheimer lo ha travolto. Suonava spesso il campanello per sapere se stessimo bene. Sì, nonno, bene! E dopo 5 minuti chiedeva ancora: state bene? Avete mangiato? Quando devo andare a lavorare? Certi giorni faticava a salire le scale. Entrava in casa nostra e si metteva con la sedia vicino alla finestra, in silenzio, mentre io giravo intorno alla tavola continuando a ripetere a voce alta quello che stavo studiando. A volte pranzava con noi e quando gli chiedevo: nonno, ti è piaciuto quello che hai mangiato? Rispondeva: a venire fuori un di in galera, par maniere. Poi sono arrivati i giorni brutti, quelli che ancora, a pensarci, mi scombussolano dentro. Andava a trovarlo in ospedale, ma non credo mi riconoscesse. Stavo lì, a stringergli la mano, a raccontargli quello che mi succedeva, nel mondo là fuori, le mie difficoltà, le conquiste. Fino al giorno in cui mio padre, con gli occhi lucidi, mi ha detto che il nonno non c'era più. Nonno, ti avrei voluto salutare. Avevo ancora un sacco di cose da dirti. Questa chiave apre un mondo intero e io me la tengo tra le mani, me la rigiro tra le mani
tengo stretta. Mi ci aggrappo. Sempre anche a mio figlio, anche se però non ha mai dormito.
E ancora adesso non so che farci. Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? L'amore è disperazione? Ricordo, le recite a scuola, le lezioni di pianoforte, la danza classica. Il mio desiderio più grande è di tornare a danzare, anche solo una giravolta, perché il corpo si è appesantito e le sofferenze della vita ti tirano giù. L'amore è aspirazione. Quando avevo 8 anni, il mio compagno di scuola Christian, mentre scendevo dalle scale, è arrivato di corsa per darmi un bacio sulla guancia e poi è scappato via. L'amore è paura. Ma il primo vero bacio è arrivato quando avevo 15 anni, con Giampa, in bilico sulle bici, una girata verso casa mia, l'altra verso casa sua. Beh, è stato molto complicato, per via dell'equilibrio e della timidezza di entrambi. Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra. L'amore è farsi male? Esplosione di meteore, oro, argento e rame,
pazienza nel coraggio, radice di ogni vita. Casa, dopo un terremoto, sei tu l'amore. Mi sono messa a cercarlo in un biglietto d'auguri, in un fiore, nel mio quaderno preferito. È in un angolo di mare, di montagna, di lago, o in quel libro che ho letto a metà, oppure è in quel gruppo di persone che si abbracciano. Può essersi nascosto nel mio foulard? Mi è sembrato di vederlo in quel bacio, ma non era così. È per caso nelle fusa del mio gatto? Ci vuole coraggio per riconoscerlo. L'ho buttato per sbaglio nell'immondizia. O era in quel gigo biloba che abbracciavo ieri? Ditemi la verità, vi prego, sull'amore. Acqua sassena l'amore, amore per un giorno, e se spaccia il sasso, acqua sassena in me. L'amore come si aspettava, se ti nascono pensare, e mi amo come si aspettava, e mi amo come si aspettava. Oggi amore mio, è l'amore su me, è l'amore su me. L'amore stasera tua, anima della tua, anima dell'amore, se noi siamo meravigliosi. Paolo Sto, amore sempre sarà, io la pensare, io la mera. Resistere, tutto questo, trasformare tutto questo per
inventare insieme, immaginare un mondo migliore, perché ce lo meritiamo. Grazie a tutti. Ciao Alessandra. Vuole salutare i propri amici attrici, bisogna, credo, farlo fuori, non credo che si possa fare qua. No. Quindi ci dispiace, ma abbiamo avuto la fortuna di fare lo spettacolo, quindi Brava Alessandra. Vi lasciamo un